Con l'amministratore delegato Max Del Conte andiamo un po' a commentare la squadra che avete costruito per il prossimo campionato. Sulla carta e in pole position insieme con Cento. Beh sì, ormai diciamo che è difficile nasconderci sulle potenzialità e sugli obiettivi del prossimo anno sportivo. Abbiamo fatto degli interventi su tutti i ruoli del roster, abbiamo accontentato il coach Cohen sull'importanza dei singoli giocatori, quindi crediamo che, come hai detto benissimo tu, reciteremo un ruolo importante in questo prossimo campionato, perché dobbiamo dare ai nostri tifosi qualcosa in più dell'anno scorso, visto che l'anno scorso siamo arrivati secondi, quindi è giusto essere lì tra le protagoniste. Avete cambiato 4/5 del quintetto dello scorso anno, Ponziani partirà nello starting five, per il resto tutti volti nuovi, perché? Comunque io credo che quando si arriva a un obiettivo e lo si fallisce, credo che insomma linfa nuova possa portare soltanto entusiasmo e competitività al progetto, quindi assolutamente non erano giocatori sbagliati, però credo che questo salto di qualità ci possa dare quel pizzico di esperienza in più nelle partite importanti e nei momenti importanti per portare a casa tutti i risultati. Soprattutto con l'arrivo di Simoncelli nello spot di playmaker, un po' Ruggero e Rezzano erano nell'aria, li conosciamo bene, con Simoncelli avete fatto davvero quel salto di qualità. Sì, è un giocatore che io seguivo addirittura dai tempi della Proger, quando dovevamo fare degli interventi sullo spot di playmaker, quindi ti posso confermare che è uno dei giocatori che io preferisco in quel ruolo, perché è veramente un metronomo molto importante nell'economia di una squadra, quindi sono soddisfattissimo oltre per la persona ma anche per il giocatore, perché lo credo uno dei pilastri fondamentali di questa squadra. A Cento ritroverai Ennio Leonzio, Tiatino Doc e soprattutto il tuo amico Lele Rossi. Per fortuna sono nel girone e quindi negli eventuali playoff dovrebbero essere dall'altra parte. Sì, ci siamo sentiti con Lele proprio nella scorsa settimana, è chiaro che loro sono molto buoni come singoli e credo che anche loro arriveranno nelle prime posizioni, però è chiaro che poi la si giocherà sia all'interno del roster e sia nell'emotività, quindi credo che siamo le due squadre più importanti del girone.